Salve a tutti e bentornati su Valheim. Oggi vi porto a esplorare il bioma delle pianure e andremo a spaccare le ossa ai goblin, che sono quegli mostriciattoli che abitano quelle zone. Questo perché nei loro villaggi si trovano dei totem che dovremmo raccogliere per poi poter evocare l'ultimo boss del gioco. Quindi mi sono armato a dovere, mi sono fatto praticamente una marea di frecce avvelenate e di frecce a spillo che si fanno con gli aghi di quelle zanzare che si trovano nelle pianure. Poi ci portiamo idromele per la salute, idromele per la resistenza e mi sono craftato anche queste bombe di melma che si fanno con le sostanze che trovate nella palude e sono abbastanza buone contro i goblin perché fanno danno da veleno ad area. Ok, quindi partiamo, ci dirigiamo dove abbiamo l'avamposto qua sopra, perché vicino all'avamposto praticamente c'è una zona con una pianura. Tra l'altro c'erano già due villaggetti piccoletti, ma li ho già massacrati, ma ne cercheremo un altro per l'occasione. E useremo il portale. Ho deciso di spostare i portali qua sotto, praticamente ho scavato nel terreno sotto la mia base e ho ricavato una stanzetta, una specie di sotterraneo, che vi faccio vedere, eccolo qua. E qui ho intenzione di piazzarci tutti i vari portali con il loro nome. Per il momento abbiamo solo questo che ci collega all'avamposto, ma poi tanto ne faremo altri e cambierò anche il nome. Quindi pronti, dirigiamoci. Vai. Mi sono riposato un attimino vicino al fuoco, così partiamo con il buff riposati e ci dirigiamo da questa parte dove ci sono le pianure. Tra l'altro qua c'è anche uno spawn di Lox, quindi magari andiamo subito a cacciarne qualcuno. Vai. Visto che hanno una carne molto prelibata e serve per fare delle ricette potentissime. Oltretutto io me la sono già portata un po' appresso, come vedete, ma la uso con parsimonia comunque. Tra l'altro qua era dove abbiamo catturato il cinghiale, è rimasto tutto così. Allora, ste bestione. Cavolo, già un goblin. Aspetta un po'. Aia. Yeah. C'è pure l'amico là dietro che tira le lance. Questi qua sono pericolosi, eh. Questi con le lance, perché fanno davvero male. Dovete cercare di schivare il loro colpo. Non è molto difficile schivarlo, ma... Ecco, come vedete, sti goblin appunto rilasciano i rottami di metallo nero. Questo qua. Pesa un po', quindi insomma... Non è che ve ne potete portare appresso tantissimo, ma... Allora... Dicevo, questi tipi, i Lox, hanno un'ottima salute, ma sono deboli al fuoco. Quindi noi adesso ci armiamo con le frecce incendiarie. E iniziamo a cacciarne uno. Sento anche zanzare, perché qui ovviamente ci sono anche le zanzare in questo bioma. Dovete essere molto preparati quando venite qua, perché ci sono bestie che vi fanno davvero danni. Comunque, io in genere questi li indebolisco un po' così e poi li affronto a mani. Ok. Ok, almeno risparmio un po' di frecce. Ok, è andato. Allora, questo droppa sti cosciotti prelibati. C'è scritto salmone, ma penso sia un errore di traduzione. E poi droppano appunto la pelliccia di Lox. Questa serve per fare un mantello che, similmente a quello di lupo, protegge dal freddo. E poi serve anche per fare dei tappeti molto carini. Queste sono invece delle bacche, si chiamano camemori, che trovate appunto qui nelle pianure. E anche queste sono utili a fare alcune ricette. Io ogni tanto me le prendo, anche se comunque se ne trovano davvero tantissime, quindi facile accumularle. Mentre per le zanzare, tipo quella laggiù, se riuscite fatela secca da lontano, tipo così, perché... Hanno pochissima vita, ma comunque se vi colpiscono vi fanno male. Altri goblin. Vai, secchiamoli tutti questi.
Zanzara, zanzara. Come potete vedere è un ambiente abbastanza ostile, quindi veniteci solo se avete armatura adeguata, chiaramente, e cibo buono oltretutto, perché comunque sia qualche colpo lo prendete. Allora, qui c'è un'altra mandria di Lox, però sinceramente io vorrei salvarmi lo spazio nell'inventario, perché voglio andare ad attaccare appunto un villaggio e quindi prenderemo risorse da là. Purtroppo, anche se si possono addomesticare, non possono essere bridati per il momento. Quindi non conviene praticamente per il momento. Oh, si fa sprecare tutte le frecce, via qua un po'. Allora, lì giù ci sono altri goblin. Se li attaccate furtivamente da lontano, gli fate anche più danni. Tipo così. Ecco, vedete? Voilà. Due frecciate circa e li ammazzate. Lì sopra c'è un'altra mandria. Ah, tra l'altro, questa collinetta qua, praticamente io l'avevo adocchiata per farmici una mini base, perché è utile avere anche una base in questo bioma, visto che è pieno di risorse importanti. Vediamo come siamo messi col salto. Oh, ok, sì. Diciamo che ce la siamo cavata bene. Altri maledetti goblin. Mi preme. Ecco, avete visto? Mi ha levato 40. Maledetto. Dovete cercare di fare fuori subito quello con le lance, che vi fanno male. Allora, c'è un villaggio laggiù. Ci avviciniamo molto cautamente, tipo da questa parte, piano piano. E in realtà è una torre, non è un villaggio. Però direi di assaltarla, dai. Visto che potremmo trovare un totem. Sì, sì, sì. L'assaltiamo. Ma attivo Catasta d'ossa. E le affrontiamo proprio a viso aperto. Uscite, balordi. Uno seccato. Vediamo un po' chi c'è dentro. Ah, stanno sopra, maledetti. Sì, buonanotte. Allora, uno è sceso. Andiamo a prendere l'altro. Pure tu sei andato. È rimasto un altro barricato qua sopra, anzi due. Questi c'hanno le lance. Aia. Allora dobbiamo cercare di ammazzare questo con la lancia. Quello con la lancia va ammassato al più presto. Ok, l'abbiamo fatto cadere. Perfetto. Quello lassù. Ma è riuscito a prendere? Cioè, questo riesce a tirarmi da lassù? Ah, t'ho preso mo, eh. Sceso anche questo. Abbiamo parato il colpo e l'abbiamo finito. Perfetto. Vai.
Andiamo a vedere se c'era qualcosa di utile. Praticamente non c'era nulla dentro sto forte. Era solo una torretta. Vabbè, almeno l'abbiamo pulita, dai. Guardate quella figura, ragazzi. Molti dicono che sia Odino, che ci viene a controllare ogni tanto e scompare se ci avviciniamo, infatti. Guardate. Avete visto? Cose strane in questo gioco. Allora, mi sono accampato un attimino praticamente in questa zona, perché qui di fronte c'è un villaggio. Purtroppo sta piovendo e la cosa non ci aiuta tantissimo, però ce la dovremmo comunque fare. Allora, vedete? Sembra abbastanza grande il villaggio visto da qua. Speriamo che ci sia anche il totem dentro. Noi mangiamo, così siamo più resistenti. E il nostro obiettivo è quello di uccidere più goblin possibili dalla distanza, perché così evitiamo troppi rischi. Quindi è d'obbligo avere un arco potente. Vedete, lì c'è anche un bruto. C'è un goblin più grosso degli altri. Allora, vediamo un po'. Perfetto, ne ho già avvistato uno. Lontano, vediamo un po' se riusciamo a prendere. Ok. Un goblin ucciso. Ne arriva un altro. Lì su ce n'è un altro su quella, su quell'edificio. Vediamo se riusciamo a prenderlo da qui. Sì. Ne arriva un altro qua. Questo è quello che lancia la cosa. È stato abbastanza facile da far fuori. Direi a sto punto di sfruttare questa roccetta che abbiamo. Perché no? Un vantaggio di altezza così. Attiriamoci il bruto, va. Chi è? Ah no, lui scappa se gli tiriamo le frecce. Ora si sta avvicinando. Anche il bruto lo abbiamo seccato. Droppano un botto di monete anche sti tizi, eh. Ah, ok, vedete? Allora, abbiamo trovato l'orzo. Quest'orzo quindi si può trovare anche nelle chest. E ce lo prendiamo, perché poi dopo vi farò vedere come si usa. Intanto c'è un altro goblin laggiù. Seccato. Ce n'è un altro laggiù. Seccato anche quello. Sono parecchi comunque. Un altro ucciso. Ok, abbiamo attirato il bruto. Vediamo un po' se riusciamo a fare fuori anche quest'altro. Che poi è Berserker, in realtà non si chiama bruto. Li stiamo seccando praticamente tutti da qua sopra. Solo che adesso tocca per forza avvicinarci, perché non riesco più a vederli. No, non è stata una bellissima idea, perché ci stavano altri tipi. Ok. Non siamo riusciti a parare il colpo. Tocca un attimino allontanarci. Mi sono bevuto una pozione di salute. Provo a avvelenarli un po', va. Altra gente. Allora, eccolo là. Ah, quello è uno sciamano. Perfetto.
Facciamolo fuori subito con una frecciata. C'è un altro sciamano. Ok, l'abbiamo fatto fuori con due frecciate l'altro sciamano. Facciamoci fuori questo. Vedete, questo è un altro campo di lino. E da qui possiamo raccoglierlo direttamente. Purtroppo non abbiamo spazio, ma noi buttiamo la pietra. Ah, c'è un altro mostriciattolo. Aspetta che ce lo facciamo subito fuori. Raccogliamo il lino. Allora, fondamentalmente potete trovare due tipi di risorse, diciamo, coltivabili. Il lino e l'orzo. L'abbiamo raccolti tutti e due. Il lino l'abbiamo trovato in questo campo. L'orzo era in quella cesta lassù, ma presumo che magari troviamo anche un altro campo di orzo, perché in genere ci sono. Qua c'è altro orzo. Lo prendiamo. Sbagliato pozione, scusate. Volevo prendere questa, purtroppo mi si inceppano le dita ogni tanto. Uno è andato. Un altro pure. Questo è morto da solo. Non c'ho più energia per colpire. Ma penso che questo ormai è spacciato. Dai, colpisci, Fuling. Vedete, lo rallentiamo con quest'arma, perché infligge danno da gelo ed è molto buona. Mazza, ma non finiscono mai sti goblin dentro sto accampamento. Ma quanti siete? Quanto pare c'è uno sciamano qua dentro. Lo sciamano maledetto ha lo scudo. Ok, anche lo sciamano è sistemato. Andiamo dentro questa capanna che c'è. Niente praticamente. Oh, eccolo qua ragazzi, perfetto, meno male. Stavo quasi per rimanere deluso ancora una volta, ma abbiamo trovato il totem. Eccolo qua, vedete, è vicino a questo focolare. Totem dei Fuling. Perfetto. Qui c'è un altro campo di lino. Questo conviene prenderlo. Abbiamo espugnato questo villaggio. Ora io me lo segno sulla cartina. Ma dai, ma c'è un altro campo di lino qua. Questo villaggio era ricco di risorse, oh. Vai, allora. Si ritorna in base da questa parte. Devo cercare di essere veloce perché sta per calare la notte. Questi li raccolgo però perché mi servono. Ok, vai, via via via. Allora, eccoci tornati in base. Posizioniamo subito il totem qui. Ho fatto dei ripiani in modo tale che posso ricordarmi quanti ne ho presi. Eccolo qua. Ah, guardate che figo. Di sti totem toccherà prenderne parecchi, perché non mi ricordo adesso se ne servono 5 per il boss addirittura. Ma non sono facili da trovare. Pensate che io ho dovuto, appunto, radere al suolo 3 villaggi fino adesso per trovarne uno. Quindi non è stato semplice. Oh, invece, per quanto riguarda il lino e l'orzo, vi faccio vedere come funzionano. Allora, entrambe le colture, purtroppo, possono essere piantate e coltivate soltanto nel bioma delle pianure. Quindi io penso che per forza di cose dovrò farmi una piccola fattoria qua, dove coltiverò appunto sia l'orzo che il lino. Per il momento però potete anche saccheggiarlo così come ho fatto io dai villaggi e utilizzarlo. Vi faccio vedere come funziona. Allora, l'orzo va messo nel mulino a vento che abbiamo sbloccato nello scorso episodio tramite il banco dell'artigiano. Il mulino me lo sono piazzato qua, vedete? Ovviamente funziona solo quando c'è abbastanza vento, quindi in questo momento sta funzionando ma a volte è completamente fermo. Posizionate l'orzo nella parte sinistra, diciamo, vedete?
io adesso ce ne metto un po' per farvi vedere, e dopo un po' produrrà appunto la farina d'orzo. Nel mentre che il mulino funziona, vi faccio vedere anche il lino. Il lino va piazzato nella ruota, anche questa che avevo sbloccato tramite questo banco qua. La ruota similmente funziona così: aggiungete il lino, questo scompartimento, e vi produrrà del filo di lino. Ecco qua. Col filo di lino potete craftare l'ultimo tipo di armatura che esiste nel gioco, che è questa, la corazza imbottita. Vedete, serve il lino e il ferro. Corazza imbottita, schinieri imbottiti e c'è anche l'elmo. È l'armatura più forte che esiste nel gioco, quindi chiaramente io adesso mi occuperò di farmare queste risorse e farmela, anche se questa di lupo era veramente figa, però vabbè, bisogna farsi le robe sempre più potenti, sennò non si può andare avanti. Oltretutto poi ci si può craftare con lino un mantello molto bello, che è questo qua. Il mantello di lino. È bello perché praticamente possiamo scegliere il colore. Io penso che ovviamente opterò per il blu, però ancora non ho abbastanza filo di lino, quindi non me lo posso fare. A differenza del mantello di lupo non ci dà protezione dal freddo, quindi dovremo magari switchare l'uno all'altro quando andremo a esplorare determinate zone. Oh, intanto faccio vedere che figo anche il tappeto con la pelle di Lox, È il tappeto più bello che esiste praticamente nel gioco. Vediamo se il mulino ha prodotto il primo sacco di farina. Ancora no. Però ce ne sta uno dentro. Aspetta, lo possiamo... Ok, lo possiamo far uscire noi. Eccolo qua, farina d'orzo. Con la farina d'orzo possiamo fare le ricette più potenti che ci sono nel gioco. Infatti nel calderone ora ci ha sbloccato praticamente il pudding di sangue, che non credo sia una cosa molto buona da mangiare, perché richiede sacca di sangue e farina d'orzo, però dà una marea di salute, da 90, quindi è veramente potente. Poi involtini di pesce, sempre con farina d'orzo e pesce cotto. Torta di carne di Lox, che anche questa è veramente potente come ricetta, e richiede carne di Lox cucinata, farina d'orzo e quelle bacche che abbiamo raccolto sempre nelle pianure. Per finire vi faccio vedere anche il metallo nero. Allora, il metallo nero che hanno droppato qui i goblin e che abbiamo trovato anche nel loro villaggio non può essere smeltato, diciamo, in questa fornace normale. Bisogna utilizzare l'alto forno. Io me lo sono costruito e l'ho piazzato qua. E praticamente questo funziona come la fonderia. Tu inserisci il carbone, il metallo nero e ti forgia dei lingotti di metallo nero. Per il momento io quello che avevo lì l'ho dovuto lasciare perché non potevo teletrasportarlo, però precedentemente me ne ero già portato un po' in base. Eccolo qua, metallo nero, 9 lingotti. Con questo metallo noi possiamo farci delle armi davvero potenti. L'ascia di metallo nero, possiamo farci la headgear di metallo nero, la spada di metallo nero, molto buona, che di taglio fa 95. E poi ci sono questi due scudi, sia a torre che normale, che sono gli scudi praticamente più potenti del gioco. Possiamo oltretutto cambiargli anche lo stile e farci il colore che ci piace. Mi aspettano un bel po' di razzie di quei villaggi di goblin questi giorni, perché così almeno posso farmi l'armatura più potente che c'è. Magari riesco a trovare anche altri totem, così possiamo anche fare il video su quando affrontiamo l'ultimo boss. Per questo episodio è tutto, io come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!